Berlino è una città di frammenti che vanno ricomposti. Quindi ho pensato di raccontare questa città con un romanzo pronominale, chiamiamolo così, cioè lunedì è il giorno dell'io, martedì del tu, mercoledì del lui, fino a domenica il loro. Ogni giorno 24 ore, 24 capitoli in cui parlano le pietre, le strade, le vie, i palazzi. Lo avevano intuito già gli U2, questo carattere di Berlino, frammentario ma corale, misterioso ma disponibile al futuro, quando nel 93 ci ambientarono il video di Stay, girato da Wenders tra angeli, memorie di passato e frenesie dell'oggi. Nessuno però l'ha saputa raccontare a parole come Eraldo Affinati in questo Berlin, che come tutti i precedenti libri dello scrittore romano raccoglie una scrittura vissuta, quasi ruminata attraverso frequentazioni continue e appassionate della città. Io ricordo di averla vista la prima volta nell'86, ricordo una città in bianco e nero nella parte orientale e poi dopo nel tempo l'ho vista davvero cambiare come un camaleonte e ogni volta che torno è una città che comunque mi colpisce per la capacità che ha di ricrescere, di cambiare, di mutare, però si sente in questa città l'ora zero, la Stunde Null, come dicono i tedeschi, in effetti si capisce che lì è successo qualcosa. Ancora oggi, fra un casamento e l'altro, andando sulla metropolitana, tu percepisci in queste zone d'ombra che la città è veramente stata distrutta al 100%, e ancora oggi ci sono degli elementi di malinconia, di struggimento in questi cortili di Sadorni e spogli che però fanno anche il fascino di E Berlino. di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi. Sai che d'inverno si vive bene come di primavera. E il fascino un tempo è stata storia, Via Crucis del Novecento, una città lacerata da un muro eretto nel 61 a far da barriera tra due culture, due visioni del mondo, due ideologie, anche se poi le vite fluivano coi loro tempi e i loro desideri, sempre più grandi, sempre più incomprimibili in forzate strategie di contrapposizione. Poi venne l'89, come una diga che si sgretola. Le masse festanti hanno ora il volto degli individui, finalmente in grado di sentirsi tali e di fare i conti con la propria storia. C'è a Berlino ancora la presenza del passato, la senti viva, proprio nelle pietre, nei monumenti, nei ruderi a volte lasciati così. E questo secondo me è positivo, cioè non bisogna, nascondere, diciamo, quello che è accaduto, ma bisogna riuscire a vivere insieme a quei frantumi. In the world of freedom, the proudest boast is being ein Berliner. Ich bin ein Berliner. Sono berlinese, disse Kennedy con la dirompenza di chi sa di consegnare tre parole alla storia dei simboli. Oggi questa pretesa di cittadinanza possono rivendicarla però cittadini di tutti i colori, molto meno solennemente, ma con la forza della vita vera che fa tranquillamente a meno dei simboli e delle loro valenze strategiche. Io credo che oggi Berlino rappresenti la vera sconfitta di Adolf Hitler, perché è la città la più multietnica d'Europa, dove c'è una grande tolleranza, dove convivono turchi, italiani, tedeschi. E credo che i berlinesi siano consapevoli di essere l'avanguardia antropologica dell'Europa in questo senso. Sono veramente la locomotiva dell'Europa, anche in senso culturale, per la capacità che hanno di scommettere su se stessi. Berlino, città talmente plurale che può essere accostata da ogni angolatura. C'è perfino chi, come tante ragazze e ragazzi italiani, è tornato a innamorarsi della Germania a partire da un gruppo di giovanissimi artisti come i Tokyo Hotel, che qui vediamo proprio a Berlino. Mi colpì molto a suo tempo il fatto che alcuni adolescenti italiani, soprattutto ragazze, amassero questi Tokyo Hotel e quindi cominciassero a imparare il tedesco. Ma oggi capisco che c'è un grande interesse dei giovani di tutto il mondo per Berlino. Oggi Berlino rappresenta quello che un tempo era a Parigi o New York o Kathmandu o Roma, cioè una città simbolo in cui evidentemente
i giovani più di altri sentono che sta accadendo qualcosa, sta cambiando qualcosa, e quindi in questo senso anche la musica può rappresentare per loro un veicolo di consapevolezza.